Ciao ragazze, allora questo è un video su una richiesta che mi aveva fatto una ragazza che si chiama Sweet Aracula o Sweet Aracula. Non ho ben capito, insomma, hai capito bene di che sto parlando di te, insomma, e con cui mi sono messaggiata e che mi ha chiesto dei consigli sul trucco per andare a scuola perché lei non si è mai truccata e non vuole apparire sfigata. Allora io volevo aggiungere una cosa che io non ti ho detto perché scrivendola ci hai messo troppo, però. E non avere paura di apparire sfigata solo perché non ti trucchi, perché il trucco è una cosa iper frivola. Certo, può aiutare per l'insicurezza, può aiutare per l'aspetto, può aiutare per coprire i brufoletti, può aiutare per tutto quello che ti pare, ma una cosa, siccome non è che siccome non ti trucchi, una ragazza di 18 anni può venire a dirti sei sfigata perché non ti trucchi, cosa fai, dove vai in giro senza neanche un po' di mascara? Assolutamente no, cioè, nessuno ha il diritto di giudicarti soltanto perché non ti trucchi. E, cioè, io in classe mia, tra tutte le ragazze, ci trucchiamo forse in 5 su 11, nessuno ha mai detto nulla alle ragazze che non si truccano perché sono belle, le ragazze acquestapone sono belle, sono quelle che preferiscono i ragazzi, sono quelle che appaiono più naturali, che non hanno paura di nascondere i loro difetti. Questo te lo dico veramente dal cuore perché. Se tu pensi di apparire sfigata solo tanto perché non ti trucchi, è la cosa più sbagliata che potessi mai pensare, perché poi magari, non lo so, se ti trucchi, puoi sì apparire magari più carina, puoi apparire più sofisticata, ma nessuno nella terra può permettersi di giudicarti soltanto perché non ti trucchi, assolutamente. Quindi io sono sicura che sei una bellissima ragazza, che avrai i problemi che avrai, avrai questo difettino che mi hai detto all'occhio, che magari vuoi cercare di coprire, di nascondere in un qualche modo, anche se sicuramente non sarà nulla di che, ecco, non sarà una cosa problematica, però non devi aver paura di apparire sfigata, di apparire diversa soltanto perché non ti trucchi e magari le altre ragazze si truccano, perché nessuno, neanche i ragazzi super fighi di 19 anni, che ce ne sono al liceo di ragazzi super fighi di 19 anni, si possono permettere di giudicarti solo perché non ti trucchi. Questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare, perché a una mia amica è capitato che venisse giudicata perché non si truccava. Io l'ho difesa perché è una cosa stupida giudicare una ragazza soltanto dal suo aspetto estetico, perché le persone superficiali che giudicano soltanto l'aspetto esteriore di una persona sono delle persone terribili, sono delle persone sciocche che si preoccupano soltanto, parlando dei ragazzi, di avere il viso perfetto, di usare il fondotinta, di usare le cose. Magari quelle sono le ragazze che non si sanno truccare, quindi cerca di essere il più naturale possibile, non avere paura di essere giudicata solo perché non ti trucchi, perché è una cosa veramente sciocca. Ecco, perché sono sicura che sei una bellissima ragazza, che hai i difetti che avrai, perché ognuno ha i suoi difetti e nessuno è perfetto, ma appunto non pensare che una persona ti possa giudicare solo perché non ti trucchi. Ecco, stai tranquilla perché sicuramente ognuno è bello per com'è. Comunque, se ti posso dare un consiglio per aprire bene il tuo sguardo, per concentrarti, per far concentrare lo sguardo degli altri, non solo sugli occhi, perché magari non sei capace di usare ombretti, ti capisco perché neanch'io lo ero 3 anni fa quando ho cominciato, neanche ora, non è che so fare trucchi come li fa Giuliana o Clio, ecco, però ho cercato di imparare quello che potevo imparare e ho ancora molto da imparare, fidati che non è che sono chissà chi è, io faccio il trucco come posso. Comunque, e quello che ti posso consigliare è di usare una matita bianca dentro l'occhio per aprire bene lo sguardo e poi di usare molto mascara, magari volumizzante. Io ti posso consigliare quello della Deborah, Extra Volume Sprint, che è quello che io uso da anni ormai e mi ci trovo veramente benissimo perché l'avevo ricomprato dopo 3 anni che non lo usavo più, e lo usavo anche quando ancora non mi truccavo ed è un ottimo mascara, quindi te lo consiglio davvero. Costa sì 11 euro, ma è veramente un'ottima mascara, quindi se ti va di spendere per quello io ti posso consigliare che quello è veramente buono, se no puoi puntare su Kiko, su Astra, su Essence, che sono le marche più economiche. Se vuoi poi dei prodotti specifici fammelo presente nei commenti o in un messaggio privato e ti mando un messaggio con proprio le cose precise, perché adesso non ho da farti vedere le cose che vorrei consigliarti. Comunque appunto, matita bianca e un po' di mascara, secondo me è un trucco perfetto che ti fa apparire subito quel tocco più sofisticata, quel tocco più, diciamo, principesco.
Però appunto cerca di non buttarti subito sugli ombretti, sulle le dighe di eyeliner, le dighe di matita, perché rischi di fare un pasticcio, anche perché A, magari non sei proprio bravissimissima, B, il primo giorno di scuola alle superiori si è molto tesi, quindi rischi di fare casino. E io anche ancora adesso non sono capace di fare una riga decente di matita, infatti cerco sempre di camuffarla con gli ombretti. E quindi ti do questo consiglio, appunto, evita di usare la matita nera o la matita colorata una riga sull'occhio. E se ancora non hai ben capito delle varie tecniche, ci sono molti video in circolo che ti danno delle dritte su come applicare la matita, quindi cercali, perché ci sono di Clio, di Giuliana, della Sindina, di Carla e varie cose. E comunque. E quindi quello, poi casomai usa giusto un po' di correttore sulle occhiaie e basta, via. Cioè, non evita soprattutto di usare il fondotinta, perché potresti a sbagliare colore, sbagliare formulazione per la tua pelle, insomma, evita di usare fondotinta, anche perché se uno vuole nascondere due brufoletti usa un pizzico di correttore e poi magari mette un po' di cipria. Anche perché io il fondotinta lo sconsiglio a chiunque, perché è un prodotto che fa malissimo alla pelle, veramente non la fa respirare. E anche se usi quello minerale è già un altro discorso, ma se vuoi coprenza devi usare quello liquido, quello compatto, che sono pieni zeppi di siliconi, di cose, e anche se li compri da Ecoverde, da tutte queste cose qua, sono delle cose piene di schifezze che fanno malissimo alla pelle, quindi cerca di curare più la pelle dall'aspetto di creme, detergenti. Ovviamente non è che ti devi cospargere di creme, ma magari una crema idratante molto leggera, un filo di detergente la mattina e basta, cura la tua pelle da quel punto di vista. Non cercare di nasconderti sotto un mascherone immenso di prodotti, perché è la cosa peggiore che tu potessi fare, che tu possa fare. Quindi evita, metti un filo di cipria se proprio non vuoi andare senza nulla sul viso, se hai paura che il naso diventi lucido, che la fronte diventi lucida, un filo di cipria e basta. Almeno questo è il mio consiglio. Poi se hai l'acne, se hai dei problemi molto gravi, allora sì, usi fondotinta, però evita. E anche per andare a scuola, che poi magari ti trucchi con la luce artificiale dentro casa e poi quando esci magari è troppo scuro, è troppo chiaro, è troppo lucido, è troppo matte, insomma, evita di farlo, perché ti ruba soltanto un sacco di tempo, un sacco di preoccupazioni durante il giorno, di vedere se il naso diventa lucido, di vedere se si è scurito, se si è ossidato. È un problema in più che non ti deve interessare. Quindi, se ti posso dare consigli appunto per i primi prodotti da comprare, sono matita bianca, un buon mascara, una cipria, un correttore e basta. Se vuoi, comprati un ombretto illuminante da mettere su tutto l'occhio. Se proprio vuoi avere un po' di shimmer sull'occhio, metti sempre il correttore sotto all'ombretto, perché così dura di più. E ho anche una base per l'ombretto, insomma, puoi comprare quello che più ti ispira. Io spero di averti detto tutto quello che ti potevo dire. Appunto, non avere paura di apparire sfigata, perché nessuno può permettersi di giudicarti soltanto perché non ti trucchi, veramente è una sciocchezza. E niente, ti mando un grossissimo bacio, spero di averti aiutato, mando un bacio a tutte voi e ci vediamo presto. Ciao!